Ciao ragazze, buon pomeriggio, buona domenica. Allora, oggi voglio realizzare insieme a voi l'altro orecchino. Allora, è semplicissimo. Abbiamo bisogno di resina UV, quindi resina UV. Poi ci serve il filo wire. Io sto utilizzando questo qui che è tipo l'artistic wire, quindi rimane un pochino più duro dell'alluminio, perché questo è un filo di rame, vedete, da 1 mm. Poi sto utilizzando questo pigmento che è adatto sia per la resina epossidica che per la resina UV. Poi sto utilizzando anche questi flakes. Questi qui, qui, poi questi qui oro, eccoli qui, poi anche questi, metterò anche un pochino di questi, e come base per andare a creare il mio cerchio utilizzerò questo vasetto, quindi potete utilizzare quello che volete. Poi io utilizzo questo martellino con le punte in gomma in silicone duro, no, non lo so, comunque in plastica, ecco, in plastica. Ovviamente ci serve la tronchesina, un paio di pinze. E lo scotch. Ok, oltre alla lampada UV, ovviamente. Allora, come primo passaggio, ragazze, dobbiamo andare a creare il nostro cerchio. Quindi, ecco qua, preparo la base su cui andare a lavorare. Quindi, vediamo un po', avvicino un pochino. Allora, metto il mio filo intorno alla mia base in questo modo. In questo modo faccio aderire meglio possibile, così. Aspettate che, allora, in questo modo. Poi qui prendo e giro in questo modo. Ecco. Taglio il mio filo così e adesso dobbiamo fare una cosa. Questo lo portiamo in alto così e questo lo continuiamo a girare intorno alla nostra base. Facciamo 2 o 3 giri in questo modo, ecco qua, e taglio la codina in eccesso. Aspettate, taglio questa codina. Ok, oddio, scusate. E adesso la vado a schiacciare, quindi cerco di non far. Ok, adesso come vedete abbiamo creato la nostra base. Io intanto do una battuta, cioè vado a martellare intorno in questo modo. Ok, e come vedete abbiamo realizzato il cerchio, però ecco, ci serve anche una base per martellare. Metto la mia sagoma qui sul blocchetto per martellare e vado a martellare in questo modo. Cerco di schiacciare anche questa parte qui. Aspettate, adesso vi faccio vedere. Schiacciare meglio possibile. Ottenuto il mio cerchio.
Eccolo qui. Bene, adesso preparo lo scotch, vado a mettere sopra il mio cerchio e andiamo a lavorare con la resina UV. Come vedete, ho tagliato due pezzi di scotch e adesso vado ad applicarci sopra il mio cerchio. Ecco, spingo bene per far aderire il meglio possibile, anche se poi qui andremo a mettere un pochino più di resina proprio perché c'è il, vedete dove la curva del nostro cerchio dove siamo andati a martellare. Bene, aspettate che io faccio in questo modo, ecco qua, perfetto, e adesso inizio a mettere la mia resina. Ok, quindi avvicino un po', ragazze, così vi faccio vedere. Ecco qui, quindi vado a mettere la mia resina in questo modo, tutta intorno per bene. Cerco di riempire meglio possibile tutta. Possiamo farlo anche con la resina epossidica, la lasciamo un pochino più di mezz'ora a riposare in modo che non sia più liquida, non sia del tutto liquida, ma comincia un attimino a diventare una sorta di gelatina. Bene, adesso con questo attrezzino vado a riempire per bene ogni spazio, perché tante volte, ecco, dove si creano le bollicine d'aria, magari si può creare anche un vuoto. Quindi passo per bene tutto il bordo, in questo modo, cerco di scoppiare le bollicine, ok. Adesso vado a mettere 4 gocce di questo pigmento. Eccolo qui, lo andiamo ad agitare per bene e poi vado a versare 1, 2, 3 e 4 gocce in questo modo. Poi con calma dobbiamo andare a mescolare per bene in questo modo. Anche qui facciamo questo lavoro e poi passiamo ai glitter, a mettere dentro i glitter. Allora, cominciamo con questi. Ecco qua ragazze, i miei orecchini sono pronti e devo dire che sono leggerissimi e poi ovviamente li possiamo fare con tutti i pigmenti, tutti i colori che vogliamo, però sono veramente carini, belli 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 belli. Come vedete sono in trasparenza, quindi non ho fatto un colore pieno, però si potrebbe fare anche uno sfondo con un colore pieno, un colore coprente, e poi sopra magari andare a lavorare in un altro modo.
Niente ragazzi, quindi oggi pomeriggio mi sono divertita a creare questi orecchini belli, sì, sono semplicissimi, però mi piacciono tanto ragazze. E va bene, e io spero di avervi tenuto compagnia oggi, e veramente scusate i rumori che sentite, ma tanto dobbiamo stare tutti in casa, quindi vicini che camminano, marito che tossisce, frigorifero che parte, cioè cani che abbaiano, cioè tutto e di più, però ragazze ovviamente dobbiamo stare in casa, quindi è la vita quotidiana, sono i rumori della vita quotidiana. Va bene, io adesso vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo poi con i nuovi tutorial per l'inosi. Ciao ragazze, buona domenica ancora!